Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io sono Davide Moro e mi occupo di, all'università, un dottorato di ricerca sul coinvolgimento emotivo nella raccolta fondi. Paolo Ferrara poi si presenterà lui quando ci passiamo il testimone. Faremo una cosa un po' così, interventi, ci inseriremo uno sull'altro. Allora, una riflessione che parleremo di fundraising e fundraising online e la tecnologia. La cosa che mi ha colpito oggi, ascoltando gli interventi di questa mattina, è che il mondo del web è stato visto molto da un punto di vista informativo. I numeri stamattina dicevano che la maggior parte degli utenti, il 34%, il 42% degli utenti va su usa internet e il sito web per informazioni. Quindi il nostro vivere, il sito web e l'internet è molto, diciamo, focalizzato sull'informazione, quindi lasciatemi dire in modo autoreferenziale, quindi io dico ciò che piace a me e non probabilmente ciò che la gente all'esterno ha interesse a sentire. E questa dimensione di tipo informativo, autoreferenziale, diciamo, un po' va a scontrarsi con quello che è la possibilità di raccogliere fondi online. Cioè, la raccolta fondi è basata sulla relazione, su un rapporto di relazione e di fiducia. Quindi se noi utilizziamo gli strumenti informatici in maniera informativa, unidirezionale, ovviamente difficilmente andremo a raccogliere fondi, perché ovviamente ci manca tutta la componente relazionale. C'era un altro dato che citava il professor Polillo, quasi il 22% di chi utilizza la rete la utilizza per creare community. Cioè, nella vita reale il fundraiser va a raccogliere fondi creando relazioni, creando un proprio network relazionale. Invece nell'online andiamo a chiedere fondi però in maniera unidirezionale, cioè offrendo delle informazioni, senza costruire una relazione di fiducia. E questo, secondo me, potrebbe essere uno degli elementi per cui il fundraising non funziona online, o funziona ancora poco, anche perché dati non ne abbiamo in maniera così evidente. Un altro aspetto che ho sentito trattare spesso oggi è l'aspetto del mobile. Si diceva che il mobile è una delle nuove tecnologie, una delle nuove frontiere, un nuovi aspetti che, con cui andiamo a relazionarci col mondo di internet. Cioè, io vedo qui in sala, anche prima vedevo, ero seduto in ultima fila, tutte le persone che facevano le foto con lo smartphone, che probabilmente ritwittavano o pubblicavano su Facebook, chi telefonava, chi mandava mail. Quindi onestamente il modo di vivere di internet oggi è basato sostanzialmente sul telefono. E questo comporta anche un cambiamento di modalità di fruire il web, che va un po' a scontrarsi con quello che era l'uso informativo con cui si struttura la comunicazione nel web. Perché, ad esempio, questa è una foto che ho trovato su internet, ma potrebbe essere che la nostra newsletter che mandiamo, in cui chiediamo l'appello di donare per l'emergenza, sia letta da una persona che è in metropolitana piuttosto che è a casa mentre sta cucinando, che c'è il tablet aperto, sta leggendo le informazioni, li passano, legge la mail, la cancella, e quindi non è più un uso quasi esclusivo della comunicazione come avveniva io sono seduto qui davanti al computer, io sto seguendo solo quello che dice il computer, ma il mobile ci introduce tutta una dinamica e un contesto di relazione completamente diverso, e che i fundraiser che vogliono andare a raccogliere fondi online non possono non considerare. Quindi non solo la possibilità, e quindi, come diceva sempre il professore, di adattare i nostri siti web per la visualizzazione da mobile o da tablet. Capita spesso o qualche volta che ricevo delle newsletter, le guardo da mobile e clicco sul link inserito nella newsletter e atterro su un sito che praticamente non si vede, o perché è fatto in flash, o piuttosto che è fatto in maniera disordinata, e quindi dico: quella tua azione di raccolta fondi, quel tuo sforzo che è già stato enorme, perché tu sei riuscito a traghettare qualcuno dalla comunicazione della newsletter al tuo sito per concretizzare la donazione, sparisce.
Ma non solo, poi lo strumento mobile, per esempio, è una nuova frontiera perché ci sono diverse applicazioni che ci permettono di utilizzarlo per strada. Io faccio sempre ho sempre questo pensiero in testa, cioè perché i banchetti e i volontari che stanno in piazza non hanno degli strumenti tecnologici a disposizione con cui dialogare con col donatore, con la persona che si relaziona con loro? In America adesso sta sempre più di moda il fatto di poter fare anche le transazioni economiche direttamente con la carta di credito sul mobile. E questa è una frontiera che dovremmo in qualche modo considerare. PayPal si può usare tranquillamente da mobile. Perché il volontario che sta in piazza sul banchetto non utilizza questa tecnologia per chiedere una donazione subito? Perché poi il rischio è che io do le informazioni, gli do il materiale cartaceo, poi loro vanno a casa o primo cestino, il materiale finisce lì. Quindi il mobile ci dà molte opportunità. Soltanto, scusate, su questo che è la voce in più forte crescita sull'e-commerce italiano in questo momento, quindi le transazioni via mobile già in Italia, quindi non stiamo parlando degli Stati Uniti dove esistono sistemi come Square o altre tecnologie, ma già qui in Italia c'è stato un più 69% di transazioni via mobile, quindi significa che c'è un mercato che si sta aprendo attualmente in Italia. Sì, quindi anche questo bisogna comunque tenerlo in considerazione. Poi legato al mobile c'è anche tutto il mondo delle applicazioni. Qui vi ho riportato, secondo me, una delle applicazioni che in questo momento sono una cosa pensata in maniera geniale, l'applicazione del WWF. Ma c'era un articolo e qui mi ricollego un po' anche al discorso che facevamo stamattina sulla differenza di genere, cioè ci sono tanti giovani, i cosiddetti nativi digitali, che sembra che mastichino l'informatica come il pane quotidiano, e poi c'è tutta una fascia di persone che arranca o cerca di arrangiarsi. C'era un articolo interessante di Paolo Attivissimo di qualche giorno fa, in cui diceva che in effetti non esistono dei veri e propri nativi digitali, perché se provate a chiedere ai ragazzi effettivamente di utilizzare e di comprendere le dinamiche di internet, non le comprendono. Ma sono abituati a usare le applicazioni, cioè una domanda che faceva, cioè tu, se tu chiedi a un ragazzo utilizzi internet, lui dice no, utilizzo WhatsApp, ma WhatsApp è internet, quindi c'è questa inconsapevolezza dell'informatica tra i giovani, che quindi io in qualche riflessione su veramente se sei nativo digitale o meno la farei. E c'è il fatto che molto spesso il web viene vissuto attraverso le applicazioni. E quindi le nostre organizzazioni, quando andiamo a chiedere raccolta fondi, devono in qualche modo anche andare a pensare di lavorare con le applicazioni. Perché è più facile. Quanti di voi cercano faccio un esempio, ho un iPhone, quindi tramite Safari va a cercare un sito specifico, un URL? No, cioè apriamo, cerchiamo un'applicazione che ci faccia fare quella cosa specifica che cerchiamo e poi chiudiamo. Quindi anche qui un passaggio in più. E di possibilità di fare raccolta fondi attraverso le applicazioni ce ne sarebbero tantissime. Poi, poi qui si chiude anche un po' la parte, diciamo, mi ricollego alla parte iniziale in cui dicevo che siamo molto orientati all'informazione, non alla creazione di relazioni. Il modo di usare internet, anche da parte dei fundraiser, è un modo, direi, con un trend quantofrenico. Cioè noi dobbiamo sapere quanti mi piace abbiamo, quanti commenti, quante cose, ho 50% in più di utenti sul sito. Dobbiamo raggiungere 20.000 mi piace perché, oppure Emergency ha 600.000 mi piace. Poi non andiamo però a vedere quella che c'è la relazione dietro. Cioè questi 600.000 e più utenti liker di Emergency, che è un caso, una delle più grandi pagine non profit, soprattutto non profit è la più grande. Ma in effetti quante di queste persone sono attive? O quante in effetti interagiscono? Perché al fundraiser non interessa arrivare a 600.000 persone, interessa avere delle persone, anche poche, ma che siano affezionate, che in qualche modo creino un percorso comune con l'organizzazione. E quindi dovremmo un po' perdere questa dimensione, diciamo, legata ai numeri per passare a una dimensione più legata alla relazione. E qui,
Poi passo la parola a Paolo. Vi lascio con una riflessione che fa un mio amico, un professore dell'università dove seguo il dottorato, che dice: ora abbiamo su internet due mondi. Ci sono gli amici da contare, che è la cosa più importante, sembrerebbe, e dimentichiamo gli amici su cui contare, che sono gli amici quelli che nel caso in cui noi chiediamo una donazione la fanno. Oppure nel caso in cui chiediamo condividi questa cosa per noi, condividi questo appello, lo condividono, altrimenti avremo 1.000 mi piace che poi non fruttano niente.